buongiorno nel nome del Signore. Hai un sorriso. Quando guardo nella tua faccia, vedo gioia. Vedo gioia. O vedo occhi pieni di avvenimenti del mondo, o aggravati di pesi che stai tenendo te, anziché darli al Signore. Cosa vedo? Così dice nei Salmi, entrate nelle sue porte con due cose. E lodare, certo, posso fare in qualunque con qualunque cuore, ma non è valido per Dio. Dio cerca veri adoratori che lo adorino. Spirito e verità. Lodare è anche un'altra parola che viene usata spesso. Celebrare. 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 Se tuo figlio o figlia fosse coinvolta in una strage, accaduta in una brutta compagnia e commette un terribile reato e rimettono pena di morte e viene condannato a pena di morte e poi il re o chi avrebbe il potere, il presidente, quello che è, condona e tu sei lì nella prigione dove lo mettono alla morte e lo hanno attaccato la sedia elettrica e stanno per tirare giù la leva e entra uno gridando fermatevi, fermatevi e si fermano e lui legge la lettera dal presidente, governatore, re dicendo che è stato condannato. Quale faccia avresti? Quale faccia avresti? E noi abbiamo qualcosa di più grande. Siamo venuti stamattina pensando a quello che abbiamo. Pensando che Gesù Cristo in un corpo glorificato, ma sempre con il corpo che aveva preso sulla terra, però adesso glorificato con i segni della croce nelle mani e fianco, che rimarranno. E sta accanto il Padre per noi, dichiarandosi di essere la nostra giustizia. E quando pecchiamo dichiarando, io ho pagato, ed è il nostro avvocato. E quando preghiamo, stando alla destra come sommo sacerdote, in modo che le nostre preghiere arrivano a Lui, perché non possiamo pregare senza Cristo. Non andrebbero mai al Padre. Passano per Gesù Cristo. Preghiamo nel nome di Gesù Cristo. E se io considero questo, cosa sono i problemi che ho intorno a me? Cosa sono? E se io considero le mie cadute, i miei peccati, se mi fermo lì, certo sono abbattuto, ma se guardo a Cristo, se guardo le promesse di Dio, di perdonare se confesso completamente, di gettare i miei peccati in un mare che non ha fondo né riva, non tornano mai più, perché vengono pagati completamente, Dio dice che non si ricorderà più, allora io posso avere gioia. Ricordate, era Neemia che è entrato nella presenza del re, era copieri, ma cosa non era permesso? Ricordate cosa non era permesso di entrare nella presenza del re come?
triste, con un faccio lungo. Non era permesso. Allora, grazie a Dio, posso andare nella presenza di Dio con pesi sul cuore. Ma voglio portarli a Dio. E quando vengo ad adorare, io voglio adorare pensando a cosa sta succedendo. Io sto entrando con i miei fratelli e le mie sorelle nella presenza di Dio. Quindi entriamo nella sua presenza con celebrazioni. Voglio leggere in Giosuè. Lisa ha letto questo in questi giorni e mi ha colpito tanto. E stavo riflettendo le parole meravigliose che vogliamo leggere in Giosuè 1. Non sono per tutti. Non sono per tutti i credenti. Sono per quei credenti che vivono per compiere la volontà di Dio. Se io voglio che Dio dia la sua benedizione sui miei progetti, queste parole non sono per me. Perché Dio mi ha chiamato ad adoperarmi per il suo progetto. Dio non sta lì a benedirci sulla terra. Dammi un lavoro con meno pesi. Proteggimi qui. Fa sì che io abbia buona salute anche la mia famiglia. E un buon lavoro. Questo non è il piano di Dio. Il piano di Dio è di promuovere il suo regno. Che alcuni degli uomini più grandi di Dio, Giovanni Battista. Qual era il piano di Dio per Giovanni Battista? Che fosse decapitato. Qual è il piano di Dio per Geremia? Che fosse gettato in una fossa, cisterna e poi portato prigioniero in Egitto. Il piano di Dio di tanti uomini di Dio che sono stati perseguitati alla morte. Ma poi hanno ricevuto la corona della vita. Allora, il piano di Dio per Giosuè è che doveva portare il popolo di Dio nella terra promessa e guidarli a conquistare la terra da tanti nemici. Non una vita facile, ma ascoltate quello che Dio dichiara a chi si mette dove Dio comanda. Versetti 6, 7, 8. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si riparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua via e allora avrai successo. Qual era l'incarico di Giosuè? Allora, in modo specifico, era di mettere quel popolo di Israele in possesso del paese. Ma pensando al Padre nostro e la preghiera, qual è le prime due richieste? Le prime due richieste. Prima richiesta del Padre nostro, qual è? Sia santificato il tuo nome. E quando il piano di Dio va avanti, il nome di Dio è santificato. Secondo, la seconda richiesta, venga il tuo regno. E qui lui doveva mettersi da fare a portare avanti il regno di Dio, come anche noi. Questa è la nostra chiamata. E se tu vivi la chiamata di Dio, di vivere per santificare il nome di Dio e di portare avanti il suo regno e mettere da parte i tuoi progetti. Non vuol dire che una mamma non deve cucinare, un papà non deve lavorare, ma lo fai per la gloria di Dio, tutto per la gloria di Dio. Allora
Allora queste parole sono per te. Sii forte e molto coraggioso, dice, perché avendo cura di agire secondo tutta la legge di Mosè, affinché tu prosperi dovunque andrai. Allora farai prosperare la tua vita e allora avrai successo, vero successo. E poi Dio dice, non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non aver paura e non scomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu andrai. Però presumendo che tu stai andando avanti nella via che Dio ha stabilito. Allora, molto spesso ci sentiamo che Dio non sta benedicendo la vita e ci chiediamo perché. Perché non stiamo vivendo per santificare il nome di Dio. Non stiamo vivendo per portare avanti il suo regno. Stiamo vivendo per i nostri piccoli progetti e vogliamo il timbro di approvazione. Ma quando non stiamo vivendo nella via che Dio ci chiama a vivere. Dio, queste promesse, grazie a Dio, non sono solo per Giosuè, sono per ogni figlio di Dio. Allora, il successo per Giovanni Battista, che aveva grande successo, comprendeva essere messo in prigione e decapitato. Non consideri quello un grande successo? A prima vista, un grande successo, ti mettono in prigione e tagliano la tua testa. Chiami quello un successo? No. Sei onesto, Simone? Umanamente no. Ma al momento che quel soldato ha tagliato la testa, cosa è successo a Giovanni? E lui è stato accolto da Dio. E quel soldato, preghiamo che sia convertito. Però non è detto. E se non si è convertito? Allora lui è in tormento da quasi 2000 anni circa. E Giovanni è in gioia. Quindi chi ha avuto vero successo? Viviamo per il Signore e possiamo affrontare le battaglie più difficili, più dure, perché Dio è con noi e sarà con noi ovunque andiamo, ovunque ci manda. Viviamo per Dio nel nostro quotidiano. Non viviamo per noi, viviamo per Dio. Preghiamo, Signore, ti prego che oggi tuo nome sarà santificato dalla mia vita. Ti prego che oggi la mia vita possa in qualche modo essere usata per portare avanti il tuo regno. E poi abbiamo occhi aperti a cercare opportunità. Dormo tardi se non c'è nessuno? No, mi alzo perché non so quali appuntamenti Dio ha per me. Mi metto da fare, finisco quello che devo fare, parlando di una donna in casa, in modo che mi libero, in modo che quando Dio mi manda l'appuntamento sono messo bene, perché io non so quali appuntamenti Dio mi manderà. E quindi viviamo con autodisciplina, viviamo facendo tutto con zelo, pregando per opportunità, e Dio ci darà opportunità. Preghiamo. Oh Padre, Santo, grande Dio, Giosuè doveva guidare un popolo in un paese con città ben difese, con grandi mura, uomini forti e valorosi, soldati, e doveva combattere a tutti questi popoli. Allora umanamente sarebbe stata una cosa assurda, ma tu eri con lui e tu hai dato la vittoria. E quando guardavano a te, hai dato vittoria dopo vittoria, strepitose, incredibili, Padre, perché tu sei Dio. Quando non guardavano a te, c'erano sconfitte. Oh Padre, grazie per l'esempio di Giosuè, grazie per le tue promesse a Giosuè che valgono per noi quando anche noi camminiamo per portare gloria a te
per santificare il tuo nome, per far venire sempre più il tuo regno, e quando con grande cura seguiamo tutta la tua legge per fede, essendo stati portati dal regno di tenebre, della potestà delle tenebre, a rendere il tuo amato figlio. O Padre, grazie per il privilegio di incontrarci per celebrarti insieme. E ti prego che possiamo farlo con gioia, pensando al nostro Signore Gesù Cristo alla tua destra, per noi. E per mezzo di Lui ti prego e ti presentiamo questo culto. Amen.